Miss Gandy, supponga che io abbia informazioni private su una persona di potere. Informazioni nocive. Ora, è contro la mia natura distruggere tali informazioni, però non mi fido neanche a lasciarle nell'archivio generale. Potrei affidarle a lei. Potremmo creare un archivio confidenziale. Certo, Edgar. Grazie, Miss Gandy. L'informazione è potere. Ci ha protetti dai comunisti nel 1919 e da allora la nostra FBI ha continuato sapientemente a raccoglierla, organizzarla e custodirla. Ufficio del procuratore generale Kennedy. C'è sempre stato questo camino qui. O l'ha fatto mettere lei? L'ho fatto mettere io. Mi dice come mai faceva intercettare quella casa? Lei ha chiesto di indagare su elementi del crimine organizzato, signor Kennedy, e io l'ho fatto, con diligenza. Lei lo usa il camino? Di rado. Chi altro ha sentito le registrazioni? Le ho archiviate come private e confidenziali. Io sono l'unico ad averne accesso. Signor Hoover, io le ho chiesto di indagare su una minaccia reale. Invece lei prima nega l'esistenza del crimine organizzato e ora questa grossolana e brutta intimidazione. Signor procuratore generale, io ho solo eseguito degli ordini. Ho fatto mettere delle microspie in un seminterrato di Los Angeles che era noto luogo d'incontro di fuorilegge. Come potevo sapere che una tedesca comunista sarebbe stata là sotto a fare sesso con suo fratello, il presidente degli Stati Uniti? Io non ho colpe, signore, sono qui per proteggervi entrambi, se lo ricordi. Che cosa vuole da me? Se questa informazione diventasse pubblica, creerebbe ampia sfiducia nelle capacità di leader di suo fratello. E sopra ogni altra cosa, io ho a cuore la sicurezza del nostro paese. Quindi che posso fare per lei, signor Hoover? Se io devo indagare sugli elementi che lei considera una minaccia, devo chiederle di concedermi i suoi stessi poteri e accesso per seguire i gruppi che io considero immediata minaccia. Non siamo più nel 1920. Lei sa chi è Stanley Levinson, signore? Un avvocato. Un avvocato comunista bianco che organizza i dissidenti guidati da quel Luther King. È una fazione che sta crescendo. È del tutto autofinanziata e il loro leader è apertamente critico di questo dipartimento. Lei li ha letti i miei appunti? No, no, non li ho letti, a dire il vero. Senta cosa hanno scritto, signor Kennedy. Dicono che siamo incapaci di eseguire arresti anche di fronte ai reati più ignobili e che abbiamo vacillato sotto la pressione, le complessità e le responsabilità delle nostre funzioni. Pubblicato. Sta scritto qui, sul Washington Post. Lei non sopporta la minima critica? Beh, dipende dal loro obiettivo. Quelli stanno conquistando un notevole potere. Stanno dando priorità assoluta alla lotta alle istituzioni. Cercano di incitare alla rivolta. Francamente sembrano più critici del suo ufficio che del mio. Adesso ha un'altra faccia il comunismo, Edgar, e non è questa. Il comunismo è una minaccia straniera adesso, non americana. Signor Kennedy, prima ancora che lei venisse al mondo, io sentivo usare questo stesso argomento dal signor Mitchell Palmer. Sa cosa ci volle per farlo ricredere? Una bomba. Se fosse rimasto sulla sedia a dondolo per altri 5 minuti nel 1919, non avremmo trovato neanche un dito indice intatto di lui. Ora io non voglio che questo succeda a lei o a suo fratello, signore. Non c'è motivo per cui non possiamo avere entrambi ciò che vogliamo. Possiamo dare battaglia su due fronti, signore. Sono stato chiaro? Lei ora può andare, signor Hoover. Sì, signore. Le trascrizioni me le lasci qui. Sì, signore. Ah, si senta libero di farle leggere a suo fratello. Ah, e gli dica anche che io ne ho comunque una copia in cassaforte.